Eccoci, bentrovati ancora una puntata di Show Cooking al ristorante. Siamo a Canazei, precisamente al ristorante Rita Stube. Siamo in compagnia del padrone di casa che si chiama Enzo Iori, che è un carissimo amico. Siamo in compagnia dello chef Fortunato Triuzio. Benissimo, come da scaletta congediamo adesso lo chef che andrà a prepararci il piatto che ci delizierà a fine serata. Che ricetta ci prepara? Abbiamo un filettino di maiale in crosta di senape e pistacchio con una salsa di senape e accompagnato da una polenta ovviamente locale. Le auguriamo buon lavoro e ci apprestiamo a seguirla per vedere la realizzazione della ricetta. Grazie mille. Allora, di questa ricetta principalmente sono il filettino di maiale, che adesso qui è già pronto e pulito, però con gli scarti del filettino ricaviamo una demi-glace di maiale, da cui ricaviamo la salsa di senape, che viene fatta con una riduzione di vino bianco, scalogno, miele, a cui viene aggiunta la demi-glace e la senape. E viene fatta ridurre, portata a consistenza e filtrata. Il filettino viene aromatizzato prima con del sale profumato alle erbe, poi passato unto con un po' di senape e passato nella granella di pistacchio. Poi viene cotto in forno a 180 gradi con sonda a cuore a 54 gradi. E termina la cottura, viene fatto riposare 2 minuti, poi viene tagliato e sistemato in piatto con la polenta come contorno di accompagnamento. Polenta ovviamente che tutti conoscono, preparata con acqua, olio, sale e cotta con sul fuoco per 20-22 minuti a seconda polenta, 20-40 minuti a seconda delle polente. Poi ci sono anche quelle preparate che 25 minuti sono pronte, però per quanto riguarda la questione di ristorazione del ristorante di un certo livello, una buona polenta con una bramata a 40 minuti sarebbe l'ideale. Qui abbiamo tutti gli ingredienti: il sale profumato, la senape, il pistacchio, il miele, lo scalogno. Qui c'è la senape, la salsa di senape già pronta che poi andiamo ad usare per decorare e condire il piatto, la polenta e i semi di senape qui. Allora, cominciamo con il filettino di maiale, come avevo detto, con del sale profumato aromatizzato alle erbe. Questo potrebbe essere anche fatto una marinatura in precedenza, poi a seconda anche degli orari di lavoro e la messa in plus. Va passato con la senape. E poi viene passata nella granella di pistacchio. Dopodiché va passato in forno a 180 gradi con sonda a cuore a 54 gradi. Di solito con la sonda fa tutta la sonda, però ci vorrebbero un 15 minuti di cottura. Una volta che è pronto, il filetto è pronto, questo va dopo in forno, si può procedere facendo la salsa di senape con lo scalogno, il miele e il vino bianco, da cui si fa una riduzione, ce lo prendiamo giusto mettendo a seconda con le quantità, però di solito sono 100-200 grammi di vino bianco, basta un cucchiaino di miele, un mezzo cucchiaio di scalogno e va portato in ebollizione, una riduzione per la metà del suo volume, a cui viene aggiunto la demi-glace di maiale che abbiamo fatto con gli scarti del maialino. Abbiamo qua la salsa di senape già pronta, che quando andiamo a scaldare viene completata con i semi di senape. Il filetto di maiale, una volta che è pronto, lo mettiamo in un vassoietto e lo portiamo in cottura con la sonda a cuore a 54.
procediamo all'impiattamento del piatto facendo un fondo di polenta che abbiamo precedentemente preparato. Lavoriamo nel senso della lunghezza, perché il piatto ovviamente è in lunghezza, in profondità. Il nostro filetto che andiamo adesso a scalopare, appoggiare. Andiamo a nappare il filetto con la nostra salsa di semola. Foglioline di aneto a decorazione. Un filo di olio sulla polenta. E il piatto è pronto. Allora Enzo, questo è il locale, è completamente nuovo, dal 2016 sì, mi pare, no? Però esisteva già, no? Sì. Qual è la storia esatta di questo ristorante? Ma cosa dire, noi come hotel e come albergo siamo ormai, quest'anno sono 51 anni che lavoriamo, quindi è una storia lunga certo. Più di 50 anni. E la cucina è sempre stato il nostro fiore all'occhiello dell'albergo, della nostra famiglia, e dal 2006 abbiamo cominciato a proporre questa ristorazione anche per gli esterni, non solo per l'albergo, con un piccolo, all'interno di una piccola stuba all'interno dell'hotel, a proporre questa tipologia di ristorante anche un po' con le proposte un po' più elevate, un po' più particolari rispetto al classico ristorante. E però diventava un po' stretto, un po' piccolo come era il locale anche a livello di visibilità, e allora abbiamo progettato poi nel 2016 bisogna di trovare uno spazio invece adeguato, con un ingresso anche a parte da quello che è l'Hotel Rita, e abbiamo creato questo ristorantino che è sempre comunque dotato di 8 tavoli, quindi relativamente piccolo, in cui si mangia. Vi proponiamo un menù, come dicevo, di un po' più particolare rispetto al classico, sempre stando anche sul tipico e su una cucina un po' più creativa, diciamo anche un pochino rivisitata, però comunque alla portata di tutti, e vedo insomma se si lavora bene. Anche una bella carta dei vini. Sì, abbiamo una bella carta dei vini, anzi una cantina anche in vista qui tra il ristorante e la sala da pranzo dell'albergo, che anche quella è molto carina, con diverse etichette, molte, quello più trentine e Alto Adige giustamente, però anche a livello nazionale, quindi per abbinare chiaramente dei buoni piatti, anche dei buoni vini, certo. E regionali preferiamo, siamo campanilisti. In estate è aperto anche in esterno, per sì, certo, abbiamo un piccolo terrazzino anche fuori, esatto, quindi si può, insomma, lavoriamo bene anche d'inverno, ci sono parecchi stranieri che riescono a venire a degustare la nostra cucina italiana, e la clientela più internazionale d'inverno, invece l'estate è prettamente italiana, ci sono un po' di proporre comunque dei piatti poi anche un po' diversi e preparati in maniera un po' certo. Particolare, come quello che abbiamo visto questa sera nella preparazione dello chef. Benissimo, sogni nel cassetto a breve? Ma noi vediamo sempre di fare bene, insomma, di lavorare bene nella qualità, e il ristorante deve essere un po' un fiore all'occhiello anche di promozione per quello che è l'albergo. Quindi lavoriamo già bene, siamo situati in centro, quindi posizione privilegiata e quindi anche molto visibile, quindi noi ci aspettiamo di lavorare sempre bene nel segno della qualità e del servizio che offriamo da tanti anni. Benissimo. Adesso ci apprestiamo a presentare il piatto, assaggiarlo, e accogliamo adesso lo chef. Eccoci, benissimo chef, questo è il piatto che ci ha preparato. Ripetiamo di cosa si tratta. Parliamo di un filettino di maiale in crosta di pistacchio con salsa di senape e una polenta locale. Benissimo. Enzo, dunque, che tipo di vino si può abbinare a questo
piatto? Abbiamo un ottimo pino nero, Alois Lagider, di Moet, adesso Giuseppe ci può servire così lo abbiniamo insieme. Ora ci apprestiamo ad assaggiare il piatto e anche il vino, facciamo anche un brindisi allo chef e a Enzo. Invitiamo tutti a visitare il sito del ristorante Rita Stube, che si tratta sotto rita.com, e dopo lo trovate appunto con il menu. In sovrappressione, benissimo. Auguriamo buona serata e ci vediamo alla prossima puntata. Saluti. Salute. E buonasera a tutti. Salve.